vivere, due squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un caloroso benvenuto da Piero Gipardo in compagnia come sempre di Stefano Nava. La bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio B in arrivo per voi qui su EA Sports. Match dai tanti spunti di interesse. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Squadra che sembra intenzionata ad adottare un pressing a tutto campo, almeno questo dando un'occhiata allo schieramento iniziale. Pensi che sia proprio così? In linea di massima credo che proveranno a soffocare le giocate avversarie, magari non per tutti i 90 minuti. Dovranno riprendere fiato prima o poi per non terminare la benzina prima del tempo. Ecco la formazione della squadra ospite. Scendono in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al centravanti. Un tridente importante, pesante questo. Potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match. Partiti! Avanza col pallone tra i piedi. Palla in out, sarà rimessa laterale. Almici. Sono reduci da un pareggio a casalingo, oggi vorranno certamente fare meglio. Credo che anche oggi finirà con un pari per Luigi, come nell'ultima partita, terminata 2-2. Buon pallone filtrante. Niente da fare qui per loro. Vediamo cosa fa ora. Verticone. Tutti vorrebbero commentare partite come questa con diversi giocatori di grande talento in campo, come questi due attaccanti ad esempio. I compagni si affidano alle loro giocate per indirizzare la partita sui binari convenienti. Possono ripartire in contropiede. Hanno perso palla, è sfumato il contropiede. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Perdono palla banalmente. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Può ricevere una posizione interessante. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. La mette in mezzo con questo pallone. Può avvicinarsi alla porta. Cross in mezzo. Hanno messo il pallone in area, ma senza precisione. Palla messa in mezzo, angolo calciato davvero male, palla che non raggiunge i saltatori. Palla che spiove, fondamentale il difensore. E c'è il tiro, murato dall'intervento del difensore. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Continua ad avanzare, è in buona posizione, prova a piazzare, non riesce a bloccare, attenzione, possesso palla per gli avversari, attenzione perché è pericoloso, si gioca, vantaggio, occhio al cross, occhio da lì, i legni negano la gioia del gol all'attaccante. Non era facile inquadrare la porta da lì. Sarebbe stato un gol di rara bellezza se la palla fosse entrata.
Gasbarro. Almici. Ci sono metri a disposizione. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Ottima visione di gioco. Ha spazio per andare. Può metterla in mezzo. Bravo qui il difensore che spazza via. La tiene a caccia di rinforzi. Buona triangolazione. Buona l'intuizione qui. Deve liberarsi dall'uomo qui. Sicuro l'intervento del portiere. Passano i minuti e cresce l'insofferenza nei giocatori, nei tifosi, per una prestazione al di sotto delle attese. Tecnico chiamato a intervenire qui. Manovra troppo lenta e prevedibile che ha portato a poche conclusioni, come possiamo vedere anche in grafica. Regalano palla agli avversari. Può scatenarsi sulla corsia. Tutto facile qui per il portiere. Ottime qualità nel possesso fin qui. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Camporese. Gasbarro. Almici. Lecce bene la traiettoria qui. Perticone. Un primo tempo il suo senza particolari acuti, nella media, da sei pagella, sei d'accordo Stefano? Ha girato a vuoto nel primo tempo senza mai rendersi veramente pericoloso dalle parti del portiere avversario. Perdono palla banalmente. Vediamo cosa fa ora. Prosegue la sua azione. La traiettoria verso il centro. Spazzano senza problemi. Ci sono metri per andare. Ripartenza bloccata da un buon intervento difensivo. Suma il contropiede, buono il recupero difensivo. Palla in out, sarà rimessa laterale. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Vediamo cosa inventa ora. Puntuale qui il difensore nel recupero. Si continua. C'è il vantaggio. Tanti giocatori dietro la linea del pallone. Chiara l'intenzione di difendersi e semmai di ripartire. Ancora la circolazione di palla. Brutto passaggio, recupero facile. Un'altra buona giocata. È in buona posizione. È in buona posizione. Occhio al traversone. Conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente non l'ha colpita con la fronte piena. Ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Sta per arrivare il momento del cambio.
Almici prova a rubargli il pallone. Palla persa. Può ricevere una posizione interessante. Intervento efficace. Incredibile, il portiere se ne va, vuole fare tutto da solo. Cerca la porta. 0-0 che sembrava addirittura reggere fino al 90esimo. Alla fine però i loro sforzi sono stati ripagati. Il risultato mi sembra giusto, vero Stefano? Assolutamente. È vero che nel calcio non sempre chi gioca meglio poi vince. Ma hanno dimostrato di meritarsi questo vantaggio per quanto si è visto oggi. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. A metri a disposizione. Ancora un quarto d'ora da giocare. Attenzione, tocco verticale interessante. Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Portiere che la combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. Ottima la scivolata del difensore che recupera palla. Giocata di qualità per intercettare il pallone. C'è spazio davanti. Prova la botta. Non ha fatto una buona figura. Aveva solo il portiere da battere. Poteva e doveva giocarsela meglio. Doveva segnare. Non ci sono scuse. Occasioni così non si possono sbagliare. Male. Ecco il dato. Eccolo. Sul possesso che evidenzia il dominio della formazione ospite nell'ultimo quarto d'ora. Non si accontentano di difendere il vantaggio, vogliono farne un altro per mettere al sicuro il risultato ed evitare la presa nel finale. Può crossare da lì. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Chance su calcio in angolo per incrementare il vantaggio. Occhio al corner. Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone, questo sì, girata di testa che meritava miglior fortuna. Io coinvolgo Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere quanto manca al termine della gara. Sta per scoccare il 90esimo, mancano 3 minuti alla fine. Bene così Matteo, se dovessero emergere altri particolari ovviamente chiedici pure la linea. Ha dosato male il cross, palla in alto. Altro fallo laterale. Si giocherà ancora per 2 minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Guadagna metri verso l'area. Arbitro che assegna il calcio di punizione. L'arbitro gli fa segno che non tollererà altri interventi di questo tipo. Dovrà fare molta più attenzione adesso. La difesa la meglio e allontana il pallone. Match che finisce qui.